Buonasera, benvenuti a un nuovo numero di replay dallo studio centrale di TV6. Il Pescara è tornato al successo contro il Carpi. Abbiamo titolato questa sera Carpe Diem perché è un invito a godere ogni giorno, ogni attimo, ogni momento, perché il futuro è incerto e questo è un discorso inerente anche all'aspetto calcistico. Il piacere e la bellezza sono nel presente, del domani non v'è certezza. Questo è il significato appunto di Carpe Diem e l'invito ad apprezzare anche quello che si sta vivendo anche con una certa serenità. Il momento del Pescara è favorevole perché la classifica ci parla di un secondo posto. Lunedì prossimo partitissima a Verona. Verona che ha vinto in trasferta a Benevento, quindi ha salvato la panchina Fabio Grosso. Insomma, una sfida molto sentita nelle due tifoserie. Vado a presentare gli ospiti di questa puntata. Ritrovo con piacere l'ex sindaco di Pescara, l'avvocato Luigi Albore Mascia. Grazie. Buonasera. Avvocato, grazie per essere qui nel nostro studio. Ritrovo un altro amico, l'allenatore Luigi Iervese. Buonasera Iervese, grazie per essere qui presente. Il nostro compagno di viaggio Francesco Di Francesco. Buonasera Francesco. Un saluto anche al dottor Pietro Literio, psicologo, docente dell'Università d'Annunzio. Buonasera dottor Literio. Buonasera, e poi grazie. Il nostro baffo Totò De Leonardis. Buonasera Totò. Vorrei iniziare proprio con lo psicologo, il dottor Literio, perché abbiamo titolato Carpe Diem, abbiamo detto qualcosa di inesatto, inerente al Pescara? Assolutamente no. Il titolo a me piace molto. Io in un ultimo articolo che ho scritto ho messo un altro titolo che può collegarsi, che è Alta Pressione. Se volete spiego anche un po' perché, no? No, ce lo spiega più tardi. Comunque okay. Carpe Diem è l'invito quindi ad apprezzare quello che si sta vivendo, no? Direi di sì, e soprattutto ad abbassare le aspettative, perché Pillon lo ha detto, no? Adesso puntiamo alla salvezza, no? Quindi cogliamo l'attimo, fermiamoci a questa vittoria, andiamo passo per passo e abbassiamo anche la pressione sul Pescara. Va bene, allora facciamo i complimenti alla redazione che ha scelto questo titolo. Avvocato Mascia, insomma, le aspettative erano diverse in estate, Mascia è anche opinionista della trasmissione a tutto campo di Pierluigi Vasile, è rimasto assente l'ultima settimana, quindi possiamo chiederti, ci diamo del tu in questa trasmissione perché vorrei, ci conosciamo da vorrei credere da tanti anni. Le aspettative in estate erano diverse, ora qualcuno mugugna perché la squadra vince ma non convince. Allora, come si fa a trovare un equilibrio di giudizio? Ma l'equilibrio di giudizio secondo me non è un bene necessario ed assoluto, perché questa è una città che vive di entusiasmo, forse il pubblico che si è registrato nella partita col Carpi fa pensare il contrario, ma è una città che ha bisogno sempre di infiammarsi. Insomma, io ho anche una prospettiva per aver avuto il privilegio di guidarla per 5 anni e quindi non vedo perché bisogna trovare questo equilibrio. Dobbiamo essere consapevoli che questa non è una squadra costruita per vincere il campionato. Francamente a memoria ho difficoltà a immaginare e pensare ad una squadra che fu costruita per vincere il campionato e poi l'abbia vinta, anzi ricordo il contrario, che qualche volta quando è capitato che la squadra sei supportata anche da questa scenografia, perché quando si sfoglia il libro dei ricordi in questi pannelli ci sono molte promozioni dal 77 fino all'ultima, quindi di ricordi ne abbiamo tanti. E quindi va bene Carpe Diem, va bene Carpe Diem, perché dobbiamo vivere la giornata, però rispetto ad un campionato che sta dimostrando di avere valori tutto sommato non elevati, con squadre che erano attese ad un grande campionato e non lo stanno disputando, squadre molto attrezzate che probabilmente verranno fuori dopo, ma per il momento non sono venute fuori, per quale motivo noi dobbiamo invece volare basso e non pensare ad un Pescara che possa essere comunque protagonista di questo campionato? Poi dobbiamo essere consapevoli che questo protagonismo, se non dovesse fino in fondo arrivare con una promozione, non deve penalizzare la prossima stagione, questo senz'altro. Però ci siamo in ballo, non mi pare che ci siano squadre a mazza campionato e perché non dovrebbe. Ecco, siamo arrivati a un momento del campionato, per il Pescara mancano ancora 3 partite perché si giocherà lunedì prossimo a Verona, poi il Pescara riposerà il 27 dicembre in casa con il Venezia e l'ultima di andata a Salerno.
Però si può già fare un primo bilancio di quanto ci ha fatto vedere la squadra di Pilloni. Iervese, che giudizio ha ricavato finora? Ma io dalle partite che ho visto, soprattutto qui all'Adriatico, non ho mai visto una squadra che ha messo sotto il Pescara, anzi, forse l'unica squadra che mi ha colpito positivamente è stato il Lecce. Ho visto una squadra abbastanza molto organizzata e quadrata. Pescara secondo me sta facendo benissimo, e soprattutto non avendo l'assillo di vincere il campionato, questo dovrà diventare la forza della squadra, perché è una squadra giovane e se riesce a giocare con spensieratezza diventerà il punto di forza del Pescara. Questa vittoria è servita a cosa, Totò De Leonardis? Ma soprattutto credo a restituire quello di cui parlava Gigi, insomma, di questa spensieratezza che la squadra aveva perso un po' in parte proprio in base ai risultati, momento negativo anche di qualche giocatore, assenze e via dicendo, la classifica che si un po' condizionava, questa vittoria credo che abbia riportato proprio questo. Poi è una partita tra l'altro difficile, per cui interpretata in una maniera, secondo me, in maniera giusta, con l'atteggiamento giusto, non è una squadra in crisi, ma una squadra che comunque sta ritrovando i suoi valori. A me è piaciuto soprattutto sotto quell'aspetto, perché veramente non è una partita facile, anzi il campo lo ha dimostrato, perché Di Castori sapevamo già la vigilia che tipo di partita avrebbe impostato e come l'avrebbe interpretata, quindi sbloccarla sì con un pizzico di fortuna, però la squadra l'ha meritato, cioè l'ha cercato questo tipo di risultato. E poi alla fine chi vince ha sempre ragione, sì, anche alla fine, se questo sì, slogan però, non piace dire, molto in questa città. No, però credo che sia stata anche meritata come è successo, insomma, difficile ma meritata, trovata anche quel pizzico di fortuna per via dell'autogol, però ci poteva stare magari prima il gol di Marras, per dire. È stata la partita che Pescara, a mio avviso, l'ha giocata in maniera, ha rischiato pochissimo tra l'altro, perché le ripartenze del Carpi ti potevano mettere in un'enorme difficoltà, c'è stata un'occasione di questo tipo, però cioè non ha l'impressione della squadra in crisi di identità o comunque di condizione, la squadra è pronta a reagire, compatta, tra l'altro anche con qualche giocatore che era, che so, Scognamiglia all'esordio, insomma non era facile ritrovarsi, per cui credo che questa debba aiutare la squadra a ritrovare, è una ripartenza in esatto, pratica. A ritrovare quella serenità che l'ha caratterizzata nella parte più bella. Ecco, lo stesso Pillon a fine partita in maniera molto onesta ha detto: non siamo stati belli ma molto concreti e cinici. Francesco, sei d'accordo con questa analisi? Sì, ma la per vittoria è meritata, quindi sgombriamo il campo da qui. Bravo, la vittoria meritata, la vittoria è quella, la miglior panacea per qualunque male, come se non concesso che ci fosse del male, forse qualcuno febbricitante all'interno del Pescara e dell'ambiente. Io credo che le vittorie dovrebbero accontentare tutti. Lo spettacolo, io credo che sia tutto relativo. L'altra sera sentivo il grande Fabio Capello che parlava in maniera, come possiamo dire, sì, polemica nei confronti di quelli che dicono per esempio che la Juventus non gioca bene, non dà spettacolo, non entusiasma, e da allenatore vincente e navigato diceva, disse a un certo punto: scusa, quanti punti hai? Con Allegri che era in collegamento dallo stadio, 43. Bravo, la Juventus gioca bene, vince ed è quello che conta. Ed è la stessa cosa per il Pescara, ossia hai detto bene tu in introduzione, concludo, secondi in classifica, forse non tutti se ne sono accorti. Anche se la classifica, dobbiamo sempre ribadirlo, siamo d'accordo che la vediamo, però ci conforta. È logico che numeri, non siamo ad aprile, e ad aprile esatto, sei secondo in classifica. Però intanto sei nella parte alta della classifica, sei stato primo in classifica per alcune settimane, ora sei secondo, e credo che un migliore inizio non poteva esserci, e credo che nessuno avrebbe firmato per dire sì, il Pescara a dicembre sarà secondo in classifica. Meglio però di così. Mascia, che conosce benissimo questa città, sa bene che questa squadra ancora
non prende l'animo e il cuore del, diciamo, dello sportivo, perché poi i tifosi, lo zoccolo duro è sempre lì presente, fa il tifo, li incoraggia, però insomma non riesce ancora a entusiasmare. È un discorso prematuro, cioè questa squadra può ancora uscire oppure siamo destinati a seguire questo iter per tutto il campionato? Guarda, se guardiamo i tabellini degli spettatori... Anzi, scusami, da precisare che all'inizio del campionato, come diceva prima Iervese, ci sono state delle prestazioni convincenti sul piano del gioco. Se guardiamo i tabellini degli spettatori è evidente che ancora non è scattato un meccanismo di abbraccio da parte della città nei confronti della squadra, nonostante la classifica, per quanto sia una classifica parziale per la storia delle squadre che hanno una giornata di riposo in più o in meno, però è una classifica ottima, una classifica che indurrebbe, no? Comunque, cioè, indurrebbe comunque ad entusiasmarsi. E quali sono le motivazioni? Da una parte, a mio avviso, questa squadra non ruba l'occhio. È una squadra concreta, è una squadra che gioca un calcio essenziale, ma Pescara è una città dal palato fino che in passato è stata abituata a vincere in campionato con prestazioni e con un tipo di gioco spumeggiante, che in questa squadra non c'è. Questo non vuol dire che questa squadra sia inferiore o che questa squadra non abbia identiche chance, però oggettivamente gioca un calcio diverso, gioca un calcio diverso e non troppo appariscente. Fino adesso è stato un calcio essenziale. Dall'altro, se ancora non c'è l'entusiasmo, non è colpa di questa squadra, non è colpa di questo allenatore, ma evidentemente c'è ancora nell'animo dei pescaresi l'amarezza delle stagioni passate, delle stagioni in Serie A nelle quali c'è stata un'umiliazione per questa città, perché così come abbiamo sicuramente esultato ed esaltato stagioni trionfali come quella di Zeman o quella di Oddo della promozione dalla B alla A, dobbiamo ovviamente constatare, poi per tante ragioni e tante trasmissioni sono state dedicate a questo, che in noi in Serie A siamo stati letteralmente umiliati. Anche lo scorso campionato non è stato esaltante. Quindi ancora c'è diffidenza. Ecco, diffidenza nei confronti di questa squadra. Però se in primavera questa squadra si trova secondo in classifica o si trova a ridosso comunque delle prime due o in zona playoff, secondo me si riaccende l'entusiasmo. Sono le ultime giornate quelle che sappiamo bene essere determinanti, e il pescarese è anche un grande conoscitore della serie cadetta e sa benissimo che le ultime 8-10 giornate sono quelle che poi stabiliscono qual è la posizione finale del campionato. Prima di sentire Iervese vado a salutare in regia Andrea Costantini. Buonasera Andrea, perché stasera si gioca ancora in Serie B, poi ci sono anche altre novità dalla piazza di Foggia. Andiamo intanto ai parziali. Ciao Enrico, buonasera a tutti i tuoi ospiti, buonasera agli amici da casa. Beh, novità importanti arrivano dalla Recchi, dove si gioca il posticipo della 15ª giornata. Il Brescia è avanti già 2-0, doppietta di Alfredo Donnarumma nei primi 8 minuti, dunque doppietta da ex, gol numero 100 e 101 in carriera per il forte centravanti del Brescia. Si gioca anche in Serie C, girone A, derby piemontese 0-0 tra Provercelli e Cuneo. La gara ha avuto inizio alle ore 20:45. Dicevi bene, due notizie che arrivano da Foggia. Intanto sul fronte penalizzazione, il Collegio di Garanzia del CONI ha dato ragione al sodalizio foggiano, dunque si prospetta un'ulteriore riduzione o eliminazione totale della penalizzazione, che attualmente è di 8 punti, però sull'entità si disporrà nel prossimo anno, nel mese di gennaio per essere più precisi. Però il Collegio di Garanzia del CONI ha dato ragione al Foggia. E poi sul fronte tecnico, la squadra in crisi, è finita all'ultimo posto dopo la sconfitta di Livorno. Oggi il tecnico Grassadonia ha diretto l'allenamento, ma è sulla graticola e va verso l'esonero. Potrebbe tornare Delio Rossi, il suo è un nome in pole position, ma occhio perché è stata avanzata proprio qualche ora fa una proposta anche a Gigi Del Neri, quindi è sprint tra Delio Rossi e Gigi Del Neri per la panchina del Foggia. A te. Grazie Andrea. Allora torniamo al discorso inerente al Pescara con Iervese, che è un allenatore al quale piace essere propositivo, piace il bel gioco, però ha rispetto anche degli altri modi, no, di fare calcio. Come inquadri Pillon in questa categoria?
No, sicuramente un allenatore esperto che sa il fatto suo, e sicuramente la concretezza è la base forte di questo allenatore. Però io vedo il Pescara una squadra giovane e quindi ha grossi margini di crescita e di miglioramento. E anche perché non dimentichiamo che questa è una squadra che ha, secondo me, tanta qualità, soprattutto in mezzo al campo, e ogni partita cerca di avere sempre una propria identità di gioco. Non vedo il Pescara una squadra speculare che gioca sull'errore dell'avversario. Sicuramente non è entusiasmante forse come poteva essere la squadra di Zeman, ma è una squadra che ha delle idee e ha qualità, e secondo me alla fine arriverà in alto. Dottor Lidieri, prima abbiamo all'inizio fatto un discorso anche a livello psicologico, però lei è anche giornalista, quindi ci può dare anche un contributo a livello tecnico. Ci provo. Stando alle riflessioni fatte finora, si trova d'accordo sulla valutazione di una squadra che ha anche avuto un calo di rendimento fisiologico poi in un torneo lungo e logorante come quello di Serie B, però finora possiamo essere più che soddisfatti, no? Io direi assolutamente sì, fisiologico non lo so, mi sembra più psicologico come calo, perché intanto sono d'accordo con quello che diceva Luigi, ci siamo scottati con il fuoco negli ultimi 2 anni e quindi adesso prima di riavvicinarci, insomma... In riferimento al pubblico scarso che va all'Adriatico? Sì, ma anche rispetto alle aspettative nei confronti del Pescara, quindi l'infiammarsi, l'entusiasmo, no? Prima di risalire c'è bisogno di tempo, no? Vogliono avere più prove, quindi ci vuole più continuità. Poi rispetto alla pressione, ecco, è molto psicologica secondo me, perché in qualche modo le aspettative, il Pescara ha avuto un grande avvio di campionato, il migliore forse degli ultimi anni, anche rispetto alle squadre di Zeman o le altre, quindi ha avuto un avvio forte. È vero che non ha un calcio spumeggiante e fino all'ottava giornata non aveva mai perso. Quindi la caratteristica principale era la continuità, era la forza di questa squadra. Poi proprio nel punto più alto, dove abbiamo vinto per la prima volta in trasferta alla Spezia, la volta dopo abbiamo perso. Quindi ha sofferto di vertigini. Di vertigini, come ho scritto anche nel mio articolo, di pressione alta. E quando parlo di pressione alta non mi riferisco poi solo all'aspetto psicologico, perché sennò si tende troppo a psicologizzare tutto. Anche gli avversari secondo me ci hanno preso le misure, quindi ci pressano alti anche tatticamente in campo e quindi ci impediscono di costruire il nostro gioco, secondo me, che però è molto basato. Che si soffra la pressione non è un dato positivo. Beh, però in una squadra con molti elementi nuovi che si stanno amalgamando, in una piazza che comunque ha delle aspettative di riscatto, ci può stare. Anche perché poi i giornali, i mass media, i mezzi di comunicazione hanno iniziato ad alzare sempre di più, come dire, l'asticella, no? Delle aspettative, primo posto, primo posto. Quindi poi a quel punto che succede? L'asticella si alza, e per tenerla ad una certa altezza che bisogna fare? Quello che sta facendo Pillon secondo me è stata una grande mossa, quella di riabbassarla un po', di dire l'obiettivo prioritario da cui siamo partiti è anche quello della salvezza, ci mancano 20 punti, siamo a 26, ne mancano altri 20, poi ci montiamo la testa. Toto, sei d'accordo con questa analisi intanto? Ah, in parte sì, io... Cioè la cosa, il punto di partenza credo che sia sempre quel titolo, voglio dire, che poi lo stiamo ripetendo dall'inizio del campionato, ma dall'inizio del campionato, anche perché insomma la Serie B non è vero che uno si infiamma immediatamente, la Serie B è un campionato che i pescaresi pure lo sanno, che prima di marzo non si decide, per cui è difficile dare anche credibilità eccessiva alla squadra. Più illudersi sì, ma quello è il male maggiore, quindi questa è una squadra che fino in questo momento, voglio dire, alla fine se andiamo a vedere, non è vero che fa, come ha detto Gigi, un gioco speculare, anzi cerca sempre di imporre la propria partita. È riuscita a farla nel modo migliore, nel suo momento migliore, sia sul piano fisico, sia degli interpreti e sia anche della mentalità in quel momento, cioè della spensieratezza che c'era. L'essenziale è restare soprattutto in questa fase, ma a lungo, perché voglio dire, il fatto, sì, Pillon l'ha ribadito, l'ha detto per la prima volta, l'obiettivo della salvezza, prima non aveva mai parlato di nulla, ha detto no. No, ma fa bene. Esatto, esattamente, perché ha
capita un po' l'aria che sta tirando anche nell'insieme. Però a me, voglio dire, non mi meraviglia il fatto che non ci sia questo grosso seguito della squadra, che nonostante, proprio perché anche quello che abbiamo già detto, cioè le batoste pesanti che questo pubblico ha preso negli ultimi anni, sono veramente delle docce fredde allucinanti, cioè dall'esaltazione alla depressione è stata una cosa immediata, tra l'altro due volte di fila, insomma. Quindi, abbiamo battuto il record in Serie A punti minimi, e in Serie B abbiamo rischiato di retrocedere in Serie C, quindi sono due scopole toste, pesantissime, pesantissime. Toste. Io sono veramente, a me, cioè come viene sta gestendo la squadra e come i giocatori si stanno prestando a questa gestione, a me dà molta soddisfazione, perché mi dà l'impressione comunque di una squadra coesa, compatta, che ha dei margini di miglioramento, ha dei problemi, perché ci sono delle cose che ovviamente non, io che so, una cosa che magari ne parleremo dopo, però questa storia di Mancuso centravanti esterno, cioè mi sembra una cosa che comunque non riusciamo più da questo, no, discorso. Ne deve uscire, perché voglio dire, anzi lo dico subito, perché in effetti Mancuso è come, voglio dire, perché penalizzare Mancuso per far giocare un altro attaccante al posto suo? Mi sembra una fesseria grossa. Mancuso deve giocare, no, deve giocare centravanti, magari trovando una soluzione diversa con una punta vicino, però il fatto di, voglio dire, di come, sacrificarlo a sinistra, faccio un esempio allucinante, se ai tempi di Rebonato e Gaudenzi Galeone avesse deciso di far giocare Gaudenzi centravanti e Rebonato alla sinistra, sarebbe stato preso per pazzo. Ma perché non si esce da questo tormentone? Non so, perché non riesce a trovare, a mio avviso, delle soluzioni diverse, non ci crede ancora, perché altrimenti è ovvio che, a mio avviso, la squadra migliore che ho visto è stata quella con i due esterni al massimo del rendimento, Marra e Santolucci. Però a mio avviso ci sono anche altre soluzioni, che devo dire, può fare anche l'esterno Monachello piuttosto che Mancuso, voglio dire, perché che senso ha togliere Mancuso? L'abbiamo visto sì, domenica, insomma, anche nei pochi minuti, dire, minuti appena dalla centrale ha tirato fuori, nonostante fosse stato costretto a spendersi tantissimo per la copertura in fase di interdizione. Lui ha fatto, penso, più chilometri di tutti, andava sui calci d'angolo e via dicendo. Siete d'accordo su Mancuso centravanti Iervese, Masce e Di Francesco? Iervese, assolutamente sì, lo vedo più attaccante centrale, perché a parte che vede la porta, poi si muove tanto, fa giocare la squadra, sugli esterni secondo me il Pescara ha altri giocatori con caratteristiche diverse, quindi per me Mancuso è punta centrale con due esterni bravi a saltare l'uomo. Mascia? Sì, sono d'accordo, dall'anno scorso che Mancuso veniva utilizzato all'esterno e rendeva molto meno di quello che può rendere. Deve trovare Pillon qualche soluzione, l'indisponibilità di Capone e di Antonucci, naturalmente questo penalizza altre soluzioni, però ce ne sono altre, esatto, che possono essere individuali. Del sole, può essere soluzioni diverse, Pescara dispone di giocatori che possono avere diverse caratteristiche, però, infatti sono assolutamente, cioè, perché, d'accordo. Perché penalizzare quel giocatore? Perché? Certo. Che senso ha? Non ti dà nessun riscontro. Io aggiungerei un'altra cosa, che la verifica dice che un Antonucci o un Marras non hanno segnato, un Del Sole e Monachello hanno segnato. Sì, è vero, sì. Utilizzati come ali. Quindi dobbiamo tener conto anche di questo in qualche modo. Monachello ha giocato al centro quando ha segnato. Sì, ha sempre giocato al centro. Forse qualche volta mi è sembrato che ha giocato anche come ala sulla sinistra. No, ha fatto un gol da esterno, diciamo, una partita è arrivata da sinistra. Quando ha giocato Monachello, Mancuso era a sinistra, se non ricordo male. Sì, sì, è vero. Ecco, però questi tre segnano, ecco. Antonucci e Marras no. Ecco, sul fatto due esterni con caratteristiche diverse, Antonucci e Marras, che finora non sono andati in gol, c'è una spiegazione tattica? Vengono sacrificati troppo, Iervese? Che risposta si può dare? Perché in effetti quando mancano i gol di attaccanti di supporto è difficile che contare sempre su Mancuso e qualche gol occasionale di altri. Sì, Maras soprattutto è un giocatore molto generoso, fa molto bene anche la fase difensiva. Sicuramente con un 4-3-3 non possono bastare solo i gol dell'attaccante centrale, ma con gli inserimenti degli esterni, però ripeto, sono anche situazioni e meccanismi diversi, perché Pescara vedo che gli esterni giocano più sul binario e non sugli inserimenti e sui tagli, quindi
questo può portare a non stare troppo vicino alla porta e quindi di conseguenza a cercare più il traversone che la conclusione in porta. Però ecco, ripeto, Pescara ha delle soluzioni importanti sia sugli esterni che come zona centrale. Ma ce l'abbiamo sentito di Francesco. Io che ho visto giocare Mancuso e fare scintille da esterno con quei tagli al centro per andare a cercare il gol, e ne ha fatti molti, devo dire che da centravanti rende di più. C'è stata una, chiamiamola, accesa discussione tra me e l'amico Totò, però Mancuso quest'anno ha dimostrato che da centravanti rende molto, ma molto di più, senza nulla togliere all'impegno, alla grande volontà, anche le buone prestazioni di Monachello. Qui adesso tocca all'allenatore trovare la soluzione migliore, perché giustamente ricordavate voi, Marras e Antonucci non vanno in gol, tra l'altro adesso Antonucci è infortunato, Capone, quindi ne manca uno a sinistra. Non lo so se a sinistra può giocare, credo di no, può giocare Del Sole, ma per esempio dare un pochettino più di spazio a Del Sole, trovare altre soluzioni, perché no, con una disposizione tattica diversa, come ha detto più volte Totò, il famoso piano B, magari con due attaccanti messi in posizione diverse. Se facciamo questo ragionamento, Pillon magari ci dice che Monachello è più... mentre Mancuso si adatta a fare l'attaccante esterno, Monachello forse potrebbe avere più difficoltà. Però in alcune occasioni, in alcune partite, e non ridursi sempre lo sto dicendo da varie settimane, sempre ai cambi, alle sostituzioni con gli ultimi 7, 8, 9, 10 minuti, non sempre un giocatore, chiunque esso sia, entra in campo e in 10 minuti può dare la svolta alla partita, magari giocando una mezz'ora, giocando un tempo. Invece vi aspettavate di più da Monachello? Iniziamo dal dottor Literio. Ma forse sì, io mi aspettavo più che altro sull'aspetto caratteriale di più, perché non mi è piaciuta la reazione quando è stato sostituito in quell'ultima partita. Con l'Ascoli? Sì, esatto, quella reazione un po' nervosa, sinceramente non me l'aspettavo, anche perché Pillon lo ha valorizzato parecchio. Come rendimento mi sembra di capire che... Beh, forse Monachello tanto si aspettava di partire titolare e invece poi ha capito che stava perdendo un po' la sua maglia. Proprio perché sotto l'aspetto mentale, qui puoi aiutarci tu, Monachello proprio per questa mancata utilizzazione dall'inizio, quando poi ha giocato... Però ha avuto le sue chance. Quando ha giocato, tutto sommato, secondo me il rendimento è positivo. Qualche gol l'ha fatto, poi non è detto che l'attaccante debba essere giudicato solo ed esclusivamente per i gol, se il rendimento è buono. Se il rendimento è negativo e di conseguenza diventa... Il dottor Literio lo vede fragile, Monachello? Non lo so se è fragile, sicuramente, come dire... passionale, ecco, vuole giocare, vuole stare in campo, vuole essere valorizzato. Me, credo che sia proprio lui il vero giocatore che sta soffrendo la pressione per il fatto, questa voglia di comunque di affermarsi. Il gol fallito l'altra esatto, sera è clamoroso. Cioè, ti dà l'impressione, non è uno che si risparmia, sì. Però a mio avviso non mi sembra sereno, non è l'attaccante lucido che sta in mezzo là pronto, mi sembra invece che lui abbia proprio questa voglia di comunque di fare gol, di arrivare. Cioè, non è che non sente la fiducia dell'allenatore? No, io credo che sia soprattutto una pressione sua per il fatto che di questo gol che non arriva, anche di prestazioni che non sono all'altezza di quello che lui si aspetta, credo che sia soprattutto sotto questo aspetto la sua... l'ultima partita ha sbagliato un gol in maniera incredibile, clamoroso, perché io non credo che ne abbia sbagliati tanti lui, no, in carriera. Quello lo faceva pure Francesco. No, ma soprattutto lui, voglio dire, no, anche perché ci si è trovato lì e là, non è che non ci stava, non è l'attaccante che non c'era un'occasione, dice vabbè, non serve a niente. Come caratteristiche, scusami. Volevo dire una cosa su questo, è vero, sono d'accordo con Totò, perché le aspettative su Monachello in particolare sin dall'inizio sono state questa, certo. È come dire, la volta buona per affermarti in Italia dopo che hai girato, certo, il mondo, ti affermerai a Pescara, quindi questo lui lo sente molto. Era partito pure molto bene all'inizio, sì. Poi come caratteristiche forse secondo me è proprio l'attaccante che può servire al Pescara, un attaccante strutturato che protegge bene la palla, che riesce a far giocare la squadra, però dopo è importante anche
il gol, sì. Perché se l'attaccante non fa gol, secondo me Pillon perde... continuerà proprio perché Mancuso riesce a dare un buon contributo anche da attaccante esterno, certo, poi da... Ma c'è, però da è uno spreco. Lo so che è uno spreco, però per io poter... Per poter... Sì, sono d'accordo, quello penso magari per poter utilizzare anche Monachello, per sperare magari in qualche soluzione maggiore sul piano tattico in avanti, sul piano offensivo, con Monachello centravanti e con Mancuso esterno. Oppure... un pochettino lì, ecco perché il discorso del famoso piano B. Esistono gli allenamenti, provi delle soluzioni tattiche, una volta si diceva a tavolino con il disegno sul foglio e poi sul campo, per poter utilizzare sia Monachello che Mancuso, ma più vicini a entrambi alla porta, soprattutto Mancuso. Io da Monachello mi sarei, sì, aspettato, mi sarei aspettato di più, che Monachello non sia mai stato un bomber, questo lo dicono i numeri e lo dice la sua storia. Però cambiava casacca molte volte. Monachello è arrivato a Pescara intanto fortemente voluto dal direttore sportivo Leone. Questo lo sappiamo, e quindi probabilmente Monachello aveva anche l'aspettativa di essere protagonista a Pescara. Giocatore fortemente voluto, però mi aspettavo poi che Monachello, come un giocatore di quell'esperienza, preso atto che non è partito titolare perché poi è partito Mancuso ha segnato tanti gol e quindi è chiaro che, anzi è partito Cocco titolare, sì, adesso parleremo anche di Cocco. Poi siamo arrivati a Mancuso, mi sarei aspettato che un giocatore come Monachello con quell'esperienza fosse il classico giocatore cinico, uomo spietato in area di rigore, che anche se entra 20 minuti riesce a fare gol, cosa che peraltro inizialmente ha fatto. Certo. Poi evidentemente è un caratteriale, come dicevamo, non sente la fiducia piena dell'allenatore, quella vicenda non è stata bella e io ero convinto, o rimango anche parzialmente convinto, che Monachello a gennaio, se si trova un'altra soluzione, possa anche andare via da Pescara per una serie di ragioni. E quindi da questo punto di vista è stato senz'altro deludente trovare un'alternativa a Monachello sul mercato. Questo è un altro Monachello capitolo. Più un Monachello, sì. Adesso bravo, non vogliamo parlare di mercato perché è stata un po' la nostra idea di aspettare, perché quest'anno il mercato è anche più corto, per fortuna, dal 13 al 18 gennaio. È vero che già se ne parla, però è inutile che facciamo i nomi di Trotta, di quell'altro e ancora. Luigi Gervese è un tecnico che ha lavorato tanti anni con i giovani e tra i giovani Antonucci della Roma è quello che ha una quotazione maggiore. Che impressione ti ha dato? Ma sicuramente come caratteristica, io ho avuto anche il piacere di giocarci contro, un ragazzo che ha dei mezzi tecnici veramente importanti. Penso che sia lui che Del Sole, a livello tecnico, a livello di qualità, hanno... Del Sole l'hai proprio cresciuto tu, no Gigi? Hanno qualcosa in più confronto agli altri e secondo me sono i due giocatori che alla lunga potranno dare un aiuto importante al Pescara, perché hanno lo spunto, hanno la qualità, hanno come caratteristica il fatto di venire dentro e cercare la porta, come il gol che ha fatto Nando, anzi la doppietta, la caratteristica proprio dell'esterno che viene dentro. Questo può andare a sopperire un attimino anche la mancanza oppure la carenza nella cercare la porta anche con i centrocampisti e gli altri inserimenti. Quindi gli esterni sono determinanti secondo me per un modulo così, proprio perché vanno alla ricerca della porta e non solo il traversone. Però bisogna vedere come la pensa l'allenatore. Prima, in questo momento non ricordo chi ha detto, Marras fa un grosso lavoro sulla fascia, si sacrifica anche in fase di contenimento e difensivo. Intanto non lo so, ma credo che Del Sole potrebbe essere capace ugualmente di farlo e poi ha magari uno spunto superiore a quello che fin qui ci ha fatto vedere Marras. Del Sole nei due gol e anche nelle giocate che gli abbiamo visto fare, mi sembrava di rivedere... Terzo gol del Brescia, ancora Donnarumma, tripletta, a voi. Mi riporta alla mente proprio il Mancuso visto a San Benedetto, che dalla fascia convergeva verso il centro e andava al tiro. Quelle sono qualità che o ce l'hai o non ce l'hai. E qui, ripeto, torna in ballo il lavoro dell'allenatore, senza voler criticare Pilloni, ci mancherebbe altro. Però il lavoro dell'allenatore, che se tu hai Marras c'è una fase di copertura maggiore e quindi la squadra si muove in un determinato modo, ma se giochi con Del Sole o con un esterno
chiunque esso sia, che ha maggiori propensioni offensive e quindi in alcune occasioni ti può essere molto più utile, e la squadra tatticamente si deve posizionare in un modo che non soffre su quella fascia se l'esterno forte in fase offensiva lo è un po' di meno in fase difensiva. Ma sicuramente, altrimenti... sicuramente penso che è una scelta tattica, perché il discorso di se facciamo giocare Del Sole, la squadra sicuramente deve avere un baricentro di 30 metri più in avanti, quindi può darsi pure che la scelta di far giocare Maras è proprio quella di aspettare l'avversario e trovare con la sua rapidità gli spazi da attaccare, quindi può darsi pure che... Sarebbe, vuol dire, è un'ipotesi da me azzardata, pensare che magari qualche partita potremmo anche vedere Del Sole, no, e ma, Antonucci, due, secondo me, i due esterni, vorrei dire, sarebbe un modo diverso, giocatori... la deve sistemare, è ovvio che ci sono un lavoro diverso sia, da, sia di chi sta dietro. E comunque sia Pillon ha dimostrato di modificare anche le sue scelte, ad esempio Melegoni, Scognamiglio, tra poco ne parleremo, perché proprio Melegoni è stata una sorpresa, fra virgolette, perché l'avevamo già vista all'inizio del campionato, giocatore dalle qualità indiscutibili. Ne parleremo tra poco degli altri giovani del Pescara, perché c'è Capone anche in attacco, anzi lo stiamo aspettando per il mese di gennaio, poi Canutè, Macini, insomma tanti giovani importanti. Ne parleremo dopo la pubblicità. Allora Andrea, il risultato è di 3-0? Sì, davvero impressionante questa prova di forza del Brescia. Bisogna dire che la Salernitana ha commesso degli errori difensivi clamorosi. Donnarumma, cecchino implacabile, 0-3 a Salerno. Mentre è nata con questo risultato di Salerno, perché il Brescia... Ecco la classifica. Brescia che sale a 24 punti, sempre con una partita in meno rispetto alle altre. Ricordiamo che soltanto Lecce e Pescara finora hanno disputato le 15 partite, fino alla Salernitana sono tutte a 14 punti. Pubblicità e poi torneremo in studio, tra poco. Se cerchi qualità, assortimento e il miglior prezzo, Notti d'Oro a Montesilvano. Oltre 1000 metri quadri di esposizione di materassi e biancheria per la casa. Esclusivista Blue Marine, Borbonese, Luigiò, Bellora, Bossi, Fazzini, Somma, Piumini Down and Step, Materassi Tempur, Dorelan, Simmons, Mistral, Pirelli, Permaflex e Letti Bontempi. Notti d'Oro, vieni a trovarci a Montesilvano in Corso Umberto 271, telefono 085 44 58 973. Notti d'Oro, materassi e biancheria per sognare. Dal 1970 Time Rivestimenti offre con passione e professionalità finiture di interni, ristrutturazioni, adattamenti ed adeguamenti con la piena soddisfazione della clientela. Time Rivestimenti è da sempre specializzata nella fornitura di pavimenti, rivestimenti, controsoffitti e cartongesso, tendaggi, complementi d'arredo, finiture in genere e nella messa in opera dei materiali con personale altamente specializzato. Da quest'anno presentiamo anche l'outlet del pavimento, una novità unica nel settore, con vasto assortimento di pavimenti di ogni genere a prezzi di fabbrica. www.timerivestimenti.it. DZ Insurance Sport. Oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport. Prodotti altamente mirati per atleti professionisti. Un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale. Questa è la DZ Insurance Sport. Zampa corta assicura lo sport. Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emilio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa, che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021.
Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi lancia Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio. Ore 21:43 minuti, rientriamo in diretta. Dunque Andrea Costantini ci ha aggiornato sul risultato di Salernitana a Brescia, 3-0 per le rondinelle con la tripletta di Donnarumma. Torniamo alla Pescara, parliamo di giovani. Melegoni è stata ancora una sorpresa in positivo, peccato per questo infortunio che lo tiene lontano dai campi soltanto per 20 giorni, lo rivedremo nel mese di gennaio. Un centrocampo bene, che quelli ha fatto l'autorete, il pallone, non so, così, ecco, quello che ha fatto il fallaccio a Melegoni, sono contento, cucino un centrocampo iervese dove c'è un mix di esperienza, Memuscià e Brugman, con le alternative di Macin, Melegoni. Assolutamente, secondo me reparto di grandissimo valore. Melegoni è realmente una bella sorpresa, perché riesce a abbinare qualità e quantità, perché il ragazzo, oltre ad avere un'ottima tecnica, ha anche una discreta capacità aerobica che riesce a mettere al servizio della squadra, e quindi un centrocampo che secondo me... Anche lui lo ha incontrato? No, Melegoni no, però l'ho visto giocare, veramente mi ha colpito. E secondo me il centrocampo del Pescara è veramente un centrocampo da, come dicono tanti, da Serie A. Mancano un po' i gol anche dei centrocampisti, Luigi? Sì, infatti era una considerazione che volevo fare quando abbiamo detto che non sono arrivati ancora i gol di Marras, che non sono arrivati i gol degli esterni, ma quello che mancano sono i gol di Brugman e Memuscià, che tra l'altro in passato, qualche gol di Brugman c'è stato, ma in passato erano giocatori che hanno sempre dato un contributo di 6 o 7 gol ciascuno. Memuscià l'anno della promozione di Oddo, 8 reti. 8 reti, e sono quelli che poi riescono a colmare, 7-8 gol. 6 o 7 gol. Pescara o ha un secondo attaccante o un secondo giocatore che va in doppia cifra insieme a Mancuso, che è destinato a farlo, se no è difficile oggi. Credo che un nostro quotidiano esaminasse in maniera dettagliata i numeri, cioè dei gol subiti e quello che occorre invece per andare in Serie A anche rispetto ai gol fatti. E non ci siamo, prendiamo troppi gol e la cosa ancora più grave è che segniamo. È un pensiero involontario quello di dire per andare in Serie A, quindi il tuo obiettivo... Ma non è un pensiero involontario, ci siamo, cioè il Brescia... E la squadra del giorno è lì a 2 o 3 punti dal Pescara ed è partito molto male. Invece il Pescara fino adesso, comunque, al di là della crisetta che ha avuto e che in Serie B ci sta, ne potrebbe arrivare anche un'altra, voglio dire, più avanti, ma tutte le squadre passano questi periodi, però il Pescara è d'altronde partito, c'è molto equilibrio tranne il Palermo, equilibrio. Il Crotone sta deludendo, il Benevento non è destinato ad essere protagonista di questo campionato, l'abbiamo visto ieri, ho visto la partita. Il Verona verrà fuori, Palermo certamente ha un impianto di organico superiore. Insomma, ce la possiamo giocare. Ma certo che ce la possiamo giocare, se Cittadella è lì, altre squadre sono lì, Lecce che è una neopromossa, perché il dottor Literio sorride perché? No, sorrido perché in realtà il sogno nel cassetto di andare in Serie A c'è. Per ora però lo dobbiamo tenere ben nel cassetto, per ora. Dobbiamo lasciare libera la mente. E per lasciare libera la mente. E questo cassetto quando si può incominciare ad aprire? Io direi, come hanno un po' detto sin dall'inizio, intorno, come dire, marzo-aprile, no? Perché
hanno messo lì, come dire, come deadline. Dunque, per... Scusa, l'essenziale è che nel cassetto lo tengono i giocatori, cioè il problema del tifoso, no, possiamo dire quello che ci pare, perché la squadra è bella. Cioè, l'essenziale è che il giocatore abbia questa lucidità. La cosa giusta, Totò, il messaggio dell'allenatore, secondo me, era rivolto prima di tutto ai giocatori. Sì, ma inconsciamente tutti quanti puntano in alto, no? Io penso che anche i giocatori... Però quel messaggio era rivolto ai giocatori. Sono consapevoli di avere delle risorse. No, ma sanno pure che cambiate il luogo. Ma siamo d'accordo, no? È un esame ogni partita, non ci piove, voglio dire, quindi non è che ci sta, non è il Palermo per dire. Esatto, sono d'accordo con te quando dici l'ambiente può parlare apertamente del ma sogno non dovrebbe che tutti essere hanno. Più facile non avendo la pressione di andarci? Potrebbe essere, perché voglio dire, quando è successo? Quando è successo, il Pescara è stato promosso, non ha mai avuto questa pressione, dai tempi di Galeone, ai tempi di Tom Rosati, da Cadè, l'anno di Cadè eccezionale, la prima Serie A, l'ultima, anche l'anno di Zeman, fino alla fine del girone d'andata, non è che eri convinto che questa squadra potesse salire, poi ha dominato, voglio dire. Quindi bisogna avere... Anzi, a proposito di Crisetti, ci fu quel periodo a febbraio... 4-5 partite. Quello della neve. Esatto, con la neve si rallentava, sembrava... Però deve essere la squadra... Però c'erano segnali diversi, lì parliamo di un campionato irripetibile. Ma lì c'erano giocatori che poi hanno dimostrato... Però sono diventati irripetibili dopo, strada facendo. Cioè, man mano si cresceva questo entusiasmo, però la convinzione della squadra, cioè la squadra che ti do di Pescara di Zema che ha stravinto a Padova, non era il Pescara dell'inizio del campionato, era una squadra sicura di sé che ha stracciato il povero Perin, fece 56 parate, 9 in pagello, 6 gol. Cioè, però anche dire. La promozione di Oddo non era una anche promozione annunciata. Era, esatto, anche quella. Era, ma, però la squadra, la squadra, secondo me, ha aumentato la sua convinzione strada facendo, certo. Perché quello il messaggio può essere solo quello, è quello che deve dare l'allenatore. No, volevo dire che è molto importante per l'allenatore, che è il vero leader poi della squadra, un compito fondamentale è quello di proteggere la squadra proprio dalle pressioni. E lui lo sa fare molto bene. Devo dire che Pillon lo sa fare molto bene fino a... Penso tutto lo staff, e non solo lui, tra l'altro, perché lui lavora molto. Molti sostengono che ci sia una negatività, come in tutti gli allenatori, anche per Pillon, che sembra avere un po' il freno a mano tirato quando passa in vantaggio. Iervese è un suo modo di pensare, perché a Pescara non piace quando levi l'attaccante e metti un difensore. E non lo so, sei d'accordo con questo pensiero o no? Questo... lo dobbiamo chiedere a lui, però è una caratteristica sua che sta portando risultati, ma può darsi pure, perché ci può stare. C'è chi pensa che una volta che passi in vantaggio devi pensare a fare il secondo gol, oppure chi pensa che per difenderti devi attaccare, e chi invece vuole abbassarsi un attimino. No, sorridevo perché mi capita tutte le settimane di criticare Pillon sulla lettura in corsa del... questo è un mio punto di vista, che ovviamente faccio tutt'altro mestiere, quindi con tantissimo rispetto nei confronti di Pillon, che è un professionista, tra l'altro anche molto esperto. Però la sensazione è che la lettura in corsa della partita in qualche volta sia... Cioè può essere un segnale di paura? Ma di paura, ma qualche volta ho visto anche, per esempio, la partita con l'Ascoli. Io avrei non messo il difensore, ma avrei rafforzato il centrocampo. Però queste sono banalità che diciamo la maggior parte di noi che guardiamo le partite non siamo addetti però ai lavori. Però se ci fai caso, se ci avete fatto caso, perché questo la maggior parte ce l'ho. Di queste sostituzioni che sembrano il cosiddetto freno a mano tirato sono arrivate sempre dopo la sostituzione dell'altra squadra, quindi quasi come contromossa tattica alla squadra avversaria che magari mette... Quindi dipende dalla lettura della partita. Esatto, in quel momento evidentemente lui la partita la legge in quel se modo. Se prendiamo l'ultima partita, il Pescara ha raddoppiato quando ha tolto una punta, voglio dire. Tra l'altro, appunto, infatti, no, i risultati vanno l'ha letta bene allora in quel momento. No, poi chiedevo se era un messaggio di paura. No, io non credo di paura, proprio magari di prudenza, nel senso di capire che in quel momento l'avversario attaccherà in maniera diversa e tu ti devi difendere in maniera diversa e anche contrattaccare in maniera diversa. Comunque il Carpi ha sotto tolto questo principio, nessun attaccante, credo che lo facciano tutti. Una punta, non è che ne aggiunte, Francesco. Sì, però evidentemente sul piano tattico, attenzione, noi dobbiamo anche capire come l'allenatore giudica i singoli giocatori. Secondo me li giudica bene perché molti dei giocatori del Pescara in campo singolarmente e come gruppo tatticamente
non danno il meglio in fase difensiva, sono più portati a giocare con la palla, ossia anche lo stesso centrocampo. Brugman è un giocatore tecnico che se ha spazio è devastante, molto diverso da quando poi deve andare a, a contrastare. Non è questione di lezione tattica, è questione di analisi dei vari giocatori, e quindi forse determinate sostituzioni le fa anche in funzione delle caratteristiche e di quello che lui vede in quel momento, come va l'andamento della partita. Parliamo anche dei sì, dimmi. Io dopo il gol del Pescara con l'Ascoli mi sono proprio arrabbiato, perché non bisogna essere come qualche bravo cardiologo che si intende di calcio, però però io vedevo il Pescara sbandare, cioè un allenatore Luigi, no, ho fatto una battuta per cui non mi avventuro, però vedevo da spettatore, vedo, insomma, alla fine il calcio non è fisica quantistica, quindi tutti possiamo parlarne. Vedevo lo sbandamento del centrocampo in balia dell'Ascoli, e secondo me molto spesso le sostituzioni che fa Pillon sono tardive, e poi puntualmente magari veniamo puniti. Il fatto di due giocatori a 7 minuti alla fine non lo capisco mai. Tutto questo anche l'emotività del tifoso. No, ma c'è cioè l'avversario, attenzione, noi ci dimentichiamo sempre che l'avversario poi cambia partita, certo, la fa in maniera diversa, non è che sennò... Parliamo anche di Scognamiglio, che ha fatto l'esordio in fase difensiva, un buon esordio, anche lui ha sofferto in silenzio, da professionista serio qual è, e si è fatto trovare pronto. No, ma è stato pure bravo a dirlo, a fine partita, sincero, ha detto sì, era incacchiato nero, però dopo in partita... Da una parte è meglio, se i giocatori sono arrabbiati, vuol dire che ci tengono. Secondo me è meglio, certo, è meglio, ma soprattutto se non rompe gli equilibri della spogliatoio, evidentemente è una cosa che si può permettere. Ecco, la cosa più importante è importante il giocatore rimanga positivo per il gruppo e per lo spogliatoio. Esatto. Però la concorrenza può solo portare bene, perché quando c'è concorrenza c'è voglia, c'è entusiasmo, c'è motivazione, e di conseguenza la squadra è sempre viva. Quindi un'altra arma in più in difesa, dove negli ultimi tempi Perrotta aveva commesso qualche errore, forse stava avendo un calo di rendimento, e Scognamiglio, che era arrivato anche per partire titolare anche lui. Sì, è arrivato un po' sovrappeso, direi, sì, perché l'anno prima ha giocato poco a Cesena, e poi ha avuto qualche problema fisico. Poi diciamo pure che per fortuna abbiamo ritrovato Campagnaro, anche lui era un giocatore al quale nessuno dava affidamento, ma minimo, visto quello che era successo l'anno prima. Per cui non è stato pure duro trovarsi un posto, ma a me è piaciuto che è arrivato con le idee giuste. Poi ha retto anche 90 minuti. Ho visto il giocatore che mi aspettava, a parte quell'inizio un po' scioccante dei primi 5 minuti, la prima palla, però dopo ha fatto una partita bellissima, secondo me. Non si parla di mercato, però io credo che... No, la domanda te la volevo fare, perché sul mercato adesso si parla di nomi, non terzino sinistro. Serve un difensore, possibilmente un difensore... Esterno sinistro che sa adattarsi anche a giocare da centrale, perché se Elisalde e Fornasier vanno via, qua possiamo sempre anche perché poi o vanno via o non vanno via, non sono stati mai utilizzati, quindi evidentemente non è che potranno dare tanto per quello che abbiamo visto sino ad oggi. Noi possiamo sempre continuare a pregare tutta la salute di questo mondo a Campagnaro, ma non sappiamo Campagnaro quante partite potrà giocare, soprattutto al momento clou del campionato, aprile e maggio, ossia le ultime 8-9 partite. E a oggi hai tre difensori soltanto: Scognamiglio, Perrotta e Gravion. E il campionato è lungo, è difficile, impegnativo, e sono un tantinello poco. Insomma, abbiamo parlato un po' di tutti i reparti. Per fotografare in fase conclusiva la situazione sui singoli, Nervese, chi ti ha sorpreso di più? Soprattutto parlo degli anzianotti, tipo del Grosso. Ti aspettavi un rendimento positivo, costante finora? Del Grosso devo dire che è stato molto molto positivo, perché a parte che è un professionista, questo lo sapevamo, però devo dire che ha fatto delle prestazioni molto molto positive. È sicuramente un ragazzo che si mette a disposizione della squadra, e insieme agli altri, a Brugman, a Campagnaro, a tutti gli altri che diciamo che sono lo zoccolo duro di questa squadra. Quindi secondo me ci sono tante note positive e possono essere d'aiuto sicuramente ai giovani. Ma c'è anche Balzano. Balzano. Voglio anche dire che quando, diciamo ormai da diverse settimane, che occorre
guardare sulla parte sinistra e acquistare un difensore, bisogna precisare che ciò deriva dal fatto che Elisalde non è stato utilizzato, molto probabilmente andrà via, e questo però non deve essere una sottolineatura negativa nei confronti di Del Grosso. Del Grosso è andato molto bene, è un giocatore non più giovanissimo, quindi bisogna essere forse previdenti. Neanche lui si aspettava di giocare così tanto, e probabilmente pensare anche ai momenti in cui in un campionato così lungo c'è o da tirare il fiato oppure c'è la necessità. Vediamo con il singolo, col dottor Litero, il portiere Castrati, esatto. Positivo anche lui, no? Ma anche Fiorillo soprattutto, sì, Fiorillo è una certezza. Tra Fiorillo e Castrati, secondo me, sono quelli che mi hanno sorpreso di più. Ci hanno salvato molte volte anche la partita o i punteggi. No? Anche quindi a me Balzano. Anche, sì, anche a me Balzano piaceva molto. D'altronde, se non fossero tutti giudizi positivi, il Pescara non poteva stare secondo in classifica. È vero. Qua dimentichiamo due cose sempre. Che è secondo in classifica, esatto. E come diceva Totò, ce lo dimentichiamo, che c'è sempre pure l'avversario, capito? Cioè, parliamo noi. Esatto. Un giocatore che sta dimostrando di essere fenomenale, che è Gravillon, che davvero Gravillon, sì. Non avevamo un centrale difensivo di quel livello. Non bravo, so Gravillon anni. Già l'anno scorso si era visto nella seconda parte del campionato che cresceva di partita in partita quando veniva utilizzato. Il rendimento era sempre migliore di quello precedente. Tra poco entreremo nel vivo della vigilia di Verona Pescara. Anche se manca una settimana, ma l'attesa è già elevata. Andrea, nessuna novità da Salerno? No, siamo all'intervallo 0-3, ma credetemi, potevano trovarsi sullo 0-6, perché il Brescia ha anche sprecato tante palle gol contro una Salernitana assente. In Serie C, girone A, 0-0, sempre tra Provercelli e Cuneo. A te. Bene, sono le ore 21:59 minuti, diamo la linea alla regia e torneremo tra qualche istante. Se cerchi qualità, assortimento e il miglior prezzo, Notti d'Oro a Montesilvano. Oltre 1000 metri quadri di esposizione di materassi e biancheria per la casa. Esclusivista Blue Marine, Borbonese, Louis Jo, Bellora, Bossi, Fazzini. Somma, piumini Down and Step, materassi Tempur, Dorelan, Simmons, Mistral, Pirelli, Permaflex e letti Bontempi. Notti d'Oro, vieni a trovarci a Montesilvano in Corso Umberto 271, telefono 085 44 58 973. Notti d'Oro, materassi e biancheria per sognare. DZ Insurance Sport. Oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport. Prodotti altamente mirati per atleti professionisti. Un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale. Questa è la DZ Insurance Sport. Zampa corta assicura lo sport. Salve, sono Emidio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emidio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa, che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021. Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi Lancia, Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli
Campanelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio. Ristorante Il Borgo propone una cucina di alta qualità, puntando sull'innovazione e la ricerca del gusto per ogni piatto. Le specialità di carne, scelta nei migliori allevamenti italiani, sono preparate secondo le antiche tradizioni locali. Ristorante Il Borgo, uno squisito piacere. Strada provinciale per Atri, uscita A14, direzione Pineto. Dal 1970 Time Rivestimenti offre con passione e professionalità finiture di interni, ristrutturazioni, adattamenti ed adeguamenti con la piena soddisfazione della clientela. Time Rivestimenti è da sempre specializzata nella fornitura di pavimenti, rivestimenti, controsoffitti e cartongesso, tendaggi, complementi d'arredo, finiture in genere e nella messa in opera dei materiali con personale altamente specializzato. Da quest'anno presentiamo anche l'outlet del pavimento, una novità unica nel settore, con vasto assortimento di pavimenti di ogni genere a prezzi di fabbrica. www.timerivestimenti.it. Ore 22 e 5 minuti, nuovamente la linea ad Andrea Costantini. Se ci sono novità dai posticipi di mercato, ricordiamo la notizia anche del Foggia che non ha ancora deciso sull'esonero di Grassadonia, ma i candidati, Andrea, dicevi, sì, sono... ricordiamo c'è Deglio Rossi come importante opzione, sarebbe un ritorno, ma avanza forte anche la candidatura di Gigi Del Neri. Presumibilmente sarà questo testa a testa che farà in modo che si conosca poi il nuovo allenatore del Foggia. A te. Ho letto da qualche parte, Totò, anche di eventuale ritorno di Zeman, poi evidentemente... Mi è sfuggito. No, dai, l'hai letto però. No, l'ho letto. No, ti giuro non l'ho letto. Qualcuno non l'ha letto, sì, che sì, c'era. Io non l'ho letto. Esatto. Non l'ho letto. Vabbè. Vedremo. Uno dei nomi. Non mi sono perso molto. E prima di proseguire di parlare di Pescara Verona, vorremmo ricordare una figura che ha caratterizzato gli ultimi decenni del calcio pescarese, è venuto a mancare, infatti. Rocco Schiazza, un fotografo che tutti quanti avrete conosciuto allo stadio Adriatico, all'età di 81 anni, eccolo qui Rocco Schiazza a fianco a Max Allegri, ci ha lasciato dopo aver vissuto le pagine più belle del calcio pescarese, quindi un abbraccio va ai figli Massimiliano, Gianluca, Nicolino, tutti i fotografi, al fratello Giuliano. Proprio con Totò De Leonardis vorrei ricordare Rocco, che ha collaborato poi con te con il Messaggero per decenni. Beh, guarda, Rocco è stato un po' la storia dei fotografi. Sì, Rocco è stato alle spalle, cioè quasi mezzo secolo di collaborazione col Messaggero su Chieti e su Pescara, e quindi anche a me ha collaborato tantissimo pure con me, e soprattutto è un grande tifoso del biancazzurro, non a caso insomma c'aveva la foto con Allegri, oggi al funerale c'era Rocco Pagano, per dire. È un personaggio che veramente soprattutto anche dall'ambiente era amatissimo. Io credo che tutti i giocatori, quasi tutti i giocatori che hanno vissuto il suo periodo abbiano a casa almeno una foto scattata da Rocco, perché era anche generoso con i giocatori. E poi lui ha scritto, diciamo, ci ha aiutato a raccontare le più belle imprese di Pescara con le sue foto. C'era ai tempi di Tom Rosati, c'era ai tempi di Cadè, ai tempi di Galeone, ai tempi, sono state stagioni eccezionali che lui ha vissuto in prima persona. Sul piano professionale una persona adorabile, anche perché sempre disponibile, lo ricordo con grandissimo affetto, perché veramente sono stati anni bellissimi, quando soprattutto sul lavoro anche con lui. Un abbraccio ovviamente a tutta la famiglia di Rocco Schiazza. Pescara Verona, 1600 biglietti a disposizione per i tifosi pescaresi, prevendita che si chiuderà domenica alle ore 19, non è necessaria la tessera del tifoso, certo questo orario di lunedì alle ore 21 penalizzerà
molti che ovviamente il giorno dopo devono andare a lavorare. Fabio Grosso ha salvato la panchina ieri con il successo di Benevento, lo sentiamo al termine di questa gara, ovviamente era sorridente ed ora si prepara alla sfida con il Pescara. Ma noi abbiamo il grande desiderio di fare risultati perché siamo consapevoli di avere le qualità per poterlo fare, nonostante quello che ci diciamo ogni volta, perché siamo una squadra nuova in un campionato difficilissimo e in una piazza tanto esigente, questo noi lo sappiamo, ma non è assolutamente un alibi, perché dobbiamo essere bravi a fare questo tipo di prestazioni, perché poi sono convinto e siamo tutti convinti che deve essere un'arma a nostro favore quello della piazza tra virgolette esigente, perché è un pubblico che ci ha sempre sostenuto, che ovviamente in un periodo non l'ha fatto, io mi auguro che tornerà a farlo, perché noi abbiamo le qualità per fare bene e ovviamente, come ho detto più di una volta, senza fare appelli e niente, è più facile fare bene quando si è sostenuti e per essere sostenuti ovviamente bisogna fare questo tipo di prestazione. Ecco, dottor Literio, Grosso dice la piazza esigente dovrebbe essere un'arma a nostro favore. Che significa? Bisognerebbe un attimo capire meglio che... Beh, certamente fa buon viso a cattivo gioco, secondo me, Grosso, no? Cerca in qualche modo anche di avvicinare la piazza oppure alla squadra. È consapevole della forza della propria squadra e dice non dobbiamo temere la pressione di questo ambiente. Anche sì, ma questo dipende molto secondo me dalla maturità anche della squadra e dei giocatori, se sanno reggere o meno le pressioni, quindi va valutato con le persone che è a disposizione. Ieri Fabio Grosso l'avrà sicuramente conosciuto calcisticamente e ora come allenatore, è un pescarese doc, dopo l'esperienza di Bari questa è un'altra piazza difficile. No, a parte che Fabio è un amico e... è una persona, un ragazzo che stimo tantissimo, ho avuto il piacere di seguirlo quando stavo con la Juve, con la Primavera e fece veramente benissimo. L'esperienza, sicuramente l'esperienza di Bari e Verona sono due piazze che bisogna essere, oltre a essere bravi come allenatore, ma anche molto bravi e forti caratterialmente, perché sopportare le pressioni di queste piazze non è facile. Lui sta mantenendo abbastanza bene, gli auguro... Che tipo di allenatore è Fabio Grosso? Ma è sicuramente un allenatore moderno, sempre, da quello che ho visto io, le sue squadre hanno sempre proposto un calcio propositivo, ma nello stesso tempo con equilibrio, quindi un allenatore che secondo me potrà fare molto bene. Luigi Mascia, tanti ricordi nelle partite di Verona, dove eri spesso presente, una trasferta un po' diversa dalle altre per i tifosi pescaresi. È molto diversa, c'è una rivalità che ormai è diventata storica, anche se è una rivalità recente, però è talmente accesa. È nata che nell'anno della promozione in C. È diventata una rivalità storica. Il pubblico ci tiene a fare bella figura a Verona. Il pubblico di Verona tornerà allo stadio lunedì dopo lo sciopero dell'ultima partita casalinga. Io non so se 1600 pescaresi andranno no, a Verona, sicuramente no. Però di lunedì sera ovviamente, però il sostegno di quel nocciolo duro della curva ci sarà sicuramente. Ci sarà il sostegno anche dei tifosi vicentini a Verona. Eh già, senz'altro. Gemellaggio quello storico, non credo che ci siano buoni rapporti tra veronesi e vicentini, e poi c'è questa amicizia fraterna tra pescaresi e vicentini che rafforzerà gli stimoli per i vicentini ad andare a tifare. Totò, che squadra è il Verona che lascia in panchina anche gente esperta come Pazzini, si affida a un Di Carmine, a Matos che ieri ha fatto gol? Ma guarda, io credo che sia una squadra che abbia tantissimi problemi ancora oggi, quindi credo che Fabio stia ancora cercando l'identità di questa squadra, non a caso cambia formazione molto spesso, non a caso a mio avviso, io un po' ho letto, qualcosa ho visto, si affida molto, fa molto possesso palle, una squadra che fa molto possesso palle, per cui ha problemi anche di profondità, non ancora riesce a trovare, io tra l'altro quando sento parlare di eccesso di possesso palle mi viene l'orticaria, perché credo che sia il calcio sia
sia diverso, però credo che siano problemi contingenti, perché per quanto riguarda... Cioè, a te non piace chi fa più possesso palla? No, assolutamente no, credo che sia un valore che falsa anche quello che vediamo, la partita che vediamo, perché purtroppo, che so, è nata col Barcellona, il Barcellona non faceva possesso palla, nascondeva la palla all'avversario, era diverso, poi lo utilizzava proprio per liberare degli uomini, insomma, però in effetti sono... No. Iervese fa possesso palla? In quel modo? No, io dico che... Alla Spalletti. Dopo torno a te, dottor. Sì. Dico che il possesso palla deve servire... per cercare lo spazio da attaccare. Sì. Non è se il possesso palla è fine a se stesso, diventa monotono e stucchevole. Io penso che il calcio, come abbiamo detto, come spazio-tempo, quindi bisogna andare alla ricerca dello spazio col tempo in maniera molto veloce. Esatto. Se si fa questo, allora secondo me il possesso palla è efficace ed è interessante. Altrimenti ci vogliono anche i giocatori d'arte. Pensano a quello che diceva lui, che ci vuole la tecnica. Sì, sì, però io dico Barcellona, penso... ricordiamoci che i giocatori aveva il Manchester, il Bayern con Guardiola, il Manchester City con Guardiola, quel gioco lì non sono riusciti a riproporlo. Assolutamente. Hanno giocatori a altissimi livelli e quindi giocano ugualmente bene, meglio di come giocavano prima dell'arrivo di Guardiola, però non hanno riproposto quel gioco lì. Perché? Perché lì avevi dei giocatori che, insomma, la qualità deve... La qualità deve essere alla base di tutto, però ripeto, ecco, avere delle idee che possono portare al raggiungimento del risultato con la prestazione, io lo preferisco. Sì, sì. Torniamo al Verona. Per completare il discorso, cioè, che ti devo dire, possesso palla che fa la Juve, però poi vedi Bonucci che fa un raggio di 50 metri, sì. Tu questo non lo vedi, certo. Mentre noi vediamo quelli che fanno tanto possesso palla, con il passaggio ripetuto tra i due centrali prima di arrivare al terzino, lo fa lo stesso Inter, che è gioco, veramente un gioco noiosissimo, prima di arrivare alla metà campo avversaria passano 20-22 passaggi, per cui io a questo tipo di gioco non ci credo. Il possesso palla deve essere funzionale alla ricerca dello spazio, più veloce possibile, voglio dire, perché... Quindi io, a me appunto questo Verona mi dà l'impressione di una squadra ancora incompiuta, che ha dei problemi solidi come dice la classifica, ma come lo stesso Fabio sta cambiando la formazione ripetutamente, di partita in partita. Quanto riguarda la pressione... Quindi credo sotto il profilo tattico per il Pescara può essere una partita che può mettere in evidenza le caratteristiche della squadra di Pillon. Secondo me sì, Pescara al meglio con la velocità degli esterni, ed è un gioco molto, che so, Pescara, io lo ripeto spesso, Pescara che abbiamo visto a Padova, quello che ripartiva tutte le volte, copriva e ripartiva, può mettere in difficoltà anche il Verona, un Verona che in questo momento mi sembra ancora una squadra in via di costruzione. Per quanto riguarda la pressione, credo, voglio dire, che Fabio sia il massimo, perché a superare la pressione può essere lui che ha battuto quel rigore, cosa. Certo. Credo che non possa essere un problema per lui. Poi dopo pressione. Tanti anni alla Juve, esatto, lì imparano anche a reggere le pressioni. Sotto questo aspetto, Fabio Grosso può essere alla squadra, il medico giusto per superare la pressione, a mio avviso. Quindi ha fatto bene il Verona a tenerlo, insomma. Secondo me sì. Secondo me Luigi, sì. Quindi Verona-Pescara, che partita ti aspetti da parte di Pillon? Beh, mi aspetto un Verona che cercherà di fare sua la partita, anche se starà molto attento, perché comunque il Pescara è una squadra temibile, anche se poi il rendimento del Pescara fuori casa fino adesso è un po' al di sotto delle aspettative, forse penalizzato anche dal mancato risultato a Padova, che era ormai acquisito. Secondo cioè me può essere una partita simile tattica a quella di Perugia o no? No, sarà una partita più tattica, una partita in cui le squadre, sì, Verona cercherà di fare sulla partita, ma magari aspetterà anche, non mi aspetto un Verona arrembante, perché secondo me in questo momento Oddo è grosso, stavo pensando sì, la sfida grosso Oddo quando ci sarà Verona Crotone, se arrivano tutti e due a quella sfida. E secondo me Grosso, che ha rischiato tanto prima della partita col Benevento, non rischierà di interrompere una striscia positiva o di iniziare una striscia positiva di risultati, per cui secondo me se la partita si dovesse anche incanalare sui binari del pareggio a Grosso non andrebbe male, certamente non andrebbe male nemmeno al Pescara. Francesco? Io mi auguro intanto che il Pescara ottenga un risultato positivo, Neale
risorse. Anche perché poi ci sarà la sosta. Non credo che il Verona, con la vittoria di Benevento, ha risolto tutti i problemi che erano davanti agli occhi di tutti. Risolto. Beh, sì, è ovvio, sono arrivati 3 punti in più e avendo fuori casa quasi un confronto, senza quasi, un confronto diretto con un'altra squadra ambiziosa come il Benevento. Credo che potrebbe essere la partita per esaltare le caratteristiche di alcuni giocatori del Pescara. Io penso alle ripartenze. Ma pensi che il Pescara, cioè, aspetta e ripartirà? La partita dovrebbe essere in mano al Verona, anche se adesso non è più come una volta che c'è un possesso palla del 70% di una squadra e il 30% di un'altra. Poi bisogna vedere la concretezza di una squadra e di un'altra. Penso alla, che ti posso dire, una ripartenza, una volta si chiamava contropiede, chiamatelo come volete, per le caratteristiche di Mancuso, con un centrocampo, con un centrocampista come Brugman, Melegoni non ci sarà, ma come Brugman in spazi più larghi dovrebbero esaltarsi. Dottor Riterio? Secondo me il Verona ha più da perdere dal punto di vista psicologico del Pescara, quindi parte secondo me già svantaggiato. E poi, secondo me, essendo una squadra di qualità il Verona, punterà più a proporsi anche a giocare di qualità, e il Pescara soffre invece quando trova le squadre che si chiudono o lo pressano alto. Quindi, secondo me, andrà bene. Allora, volevamo affrontarlo prima il discorso, lo facciamo alla fine, anche perché è stato già accennato in altre circostanze. Il Corriere dello Sport domani uscirà con una pagina speciale con tutti gli ex Pescara che si stanno mettendo in luce a livello internazionale. Ieri sera è stata la volta di Quintero, che è stato decisivo per la vittoria del River, poi Torreira che continua a fare gol. E Andrea, vieni in mio sostegno, perché il Corriere dello Sport ha allestito proprio una formazione di ex Pescara a livello internazionale, e a partire dal portiere, credo sia Perin, no? Sì, portiere Perin, poi vado a memoria, tra poco ritroveremo e mostreremo anche la pagina. In difesa Zuparic e Ćosić, che certo non hanno lasciato un grande ricordo, ma sono comunque giocatori internazionali, internazionali, sì. E poi chiaramente il grosso arriva a centrocampo in attacco, con i vari Verratti, Quintero, Immobile, Insigne e altri ancora. Quindi insomma, Cristante, Biraghi, lo stesso Cristiano Biraghi, quindi tutti i giocatori che ora sono sul palcoscenico nazionale e internazionale, o come Quintero addirittura ha risolto il superclassico che è valsa l'assegnazione della Coppa Libertadores. E allora, in riferimento a questa iniziativa del Corriere dello Sport, che possiamo dire? Che qui sono passati tanti ex giocatori, hanno fatto le fortune del Pescara, hanno fatto le loro fortune, è stato un bel trampolino di lancio, insomma, Pescara, no, Irvese? Secondo me è la piazza ideale per prendere lo slancio. Certo, molti tifosi vorrebbero che restassero qui, però poi non è facile, però è la piazza ideale per far crescere il giocatore, il talento, quindi c'è un pubblico caloroso, c'è entusiasmo, e secondo me è proprio l'ideale. Anche se è una piazza che per molti giovani è stata anche severa, mi riferisco a Caprari, Politano, che venivano anche beccati nei momenti di giusta difficoltà. Anche lo stesso Perini in quell'anno. Sì. Ma anche quello fa parte del percorso di crescita. Serve anche quello. Anche Quintero, sì. Alla fine gioca 3 o 4 partite quell'anno. Sì. Per Torreira il discorso è diverso, perché solo qualcuno non l'aveva visto, no? Esatto. Gigi era un bel giocatorino. No, devo dire che sin da piccolo, era da quando venne da noi, devo dire che la fortuna è stata proprio il direttore Giorgio Repetto a cogliere l'occasione per prenderlo, perché il ragazzo stava andando via, quindi è stata veramente una fortuna, perché è un giocatore che aveva già delle doti tecniche importanti, e poi è stato bravo Massimo Oddo a trovargli il ruolo giusto per le sue caratteristiche. Però questa pagina del Corriere di domani stimola una riflessione, cioè che comunque la dimensione calcistica di una città, pur di provincia, è una dimensione calcistica importante, e chi ha avuto comunque la responsabilità di guidare il Pescara negli ultimi anni evidentemente ci ha visto anche bene e ha avuto la capacità di individuare giocatori di grande talento. Questo bisogna dirlo, perché poi sono giocatori non che hanno giocato 20 anni fa, giocatori che hanno giocato negli ultimi anni. Con questa sì, sono gestione. Tutti passati negli ultimi 10 anni. Questi poi Pescara non ha la forza economica, ma non ce l'ha nessuna società di provincia, di trattenere talenti di questo tipo, però comunque noi li abbiamo visti, sono cresciuti qua,
e dobbiamo essere orgogliosi di questo. Gigi, il giocatore al quale sei più legato, sì, sono passati tanti, Verratti, Torreira, li hai visti un po' tutti, no? Gli altri, Politano, Caprari, arrivavano da altre società, da altre dimensioni, quindi a chi sei più legato? Ma forse Del Sole, perché è un ragazzo che ho avuto due o tre anni forse, e se dall'inizio, come l'ho visto giocare, aveva caratteristiche proprio che in base al mio modo di pensare e di vedere il calcio era un giocatore che ti faceva fare il salto di qualità, quindi si vedeva che aveva questa tecnica in velocità e poi il ragazzo ha fatto grossi progressi e sono contento che adesso... Enrico, sì, Andrea. Se vuoi, ecco, possiamo fare una rapida carrellata sì. Su questa pagina del Corriere dello Sport, non solo Quintero, tutti i talenti passati da Pescara. Iniziamo poi a sfogliare, chiaramente Mattia Perin, ora alla Juventus, poi Uroš Čosić, e poi ancora Dario Zuparic, e qui siamo al reparto della difesa. Cristiano Biraghi, ora in maglia viola, poi Brian Cristante, ora in maglia Roma. Poi abbiamo Lucas Torreira, assoluto protagonista in Premier, gol partita nell'ultimo match a 8 minuti dalla fine. Andiamo avanti poi con Marco Verratti, ovviamente, Juan Fernando Quintero, match winner del Superclassico, e poi ancora Politano, che ora è protagonista nell'Inter, Immobile, andiamo avanti con Insigne. Poi addirittura Pinzoglio, che è il terzo portiere della Juventus, ci sarebbe anche Caprari, insomma, qui Bartosz Salamon, la lista è molto lunga. A te. E l'allenatore che mettiamo? Allegri, che Andragora. È stato pescarese, perché poi ce ne sono tanti anche. A Gasperini, Giampaolo, ce ne sono tanti. Allegri, perché sono passati da Pescara, però yes. Allegri, Giampaolo non hanno allenato a Pescara. Giampaolo, certo. Sì, Giampaolo è stato nello staff. Ah, nel settore giovanile, sempre di uno staff. Di Francesco, sì, sono tanti. La Padula. La Padula, perché la Padula? Così, perché può tornare a Pescara. La dicono, i tifosi vogliono. Dottor Viteri, invece lei a chi è legato di tutti questi campioncini? Beh, la Padula. La Padula? Sì, perché il ricordo poi è fresco, quindi... Ma si è perso, Gigi, un po' la Padula negli ultimi anni. Ieri nemmeno strano, in panchina. Strano, però. Secondo me ci devono essere altri problemi, altre problematiche extra calcistiche. Tre allenatori. Non è possibile che un giocatore del genere stia trovando difficoltà a giocare. Quindi io sarei felicissimo se dovesse tornare a Pescara per il bene della nostra squadra. La vedi improponibile questa cosa, Luigi? Ma se lì è un problema di stipendio, se qualcuno si accolla lo stipendio. La settimana scorsa. Credo che prenda 600-700 mila euro l'anno, mi dicono. No, veramente un milione e quattro. Sono cifre sbagliate, quindi che... Vabbè, Leo verrebbe in prestito gratuito. Al dire poco, suggestivo. Scusa, ma se sta fermo un anno, tra panchina, tribuna, gioca due minuti, quando era giocato... Poi il Genoa gli ha allungato anche il contratto. Esatto, rispetto anni. A quello che c'era col Milan. Non è meglio che viene a giocare in Serie B, il Genoa paga... Molti sostengono, però se fai bene in B è scontato, se fai male ci rimetto ma solo non, lui. Ma per giocare, non perché sì, deve sì, fare... Sì. Perché poi, ma, però dalla Padula che ti aspetti, 15 gol, no? No, ma quello che fa, ma gioca nell'interesse, dicevo. Vabbè, e della Padula... Non dobbiamo parlare di mercato, la colpa è mia. Quattro anni di contratto sono tanti. Quattro anni di contratto per un comunque, che fa quella professione. Una bella sì, cosa... Appunto, no? Dico... L'Iterno è una bella cosa per la città di Pescara, questa propaganda d'immagine molto, di molto campioni. Perché, volevo dirlo prima, secondo me dimostra la cultura della qualità che ha costruito negli anni proprio la città di Pescara, calcistica, cioè punta molto alla qualità e ha creato una cultura della qualità. Volevo fare la domanda a lui, ma è un sì. Pure Pompetti? Sì. Com'era come giocatore? Bravo. Bravo. Pompetti che sta giocando bene nella primavera dell'Inter, sì. Io l'ho avuto poco tempo, è stato con Felice Mancini diversi anni, ragazzo da caratteristiche proprio tecniche, livello superiore alla media, è cresciuto pure 2000 molto. Pompetti? 2000, credo di sì, 2000, e adesso è cresciuto anche fisicamente, che era quello che era il problema suo, era soprattutto che era piccolino, gracilino, ed era costretto a giocare in posizioni più avanzate perché fisicamente non reggeva
il contatto fisico, invece adesso fisicamente veramente il ragazzo è cresciuto tantissimo e gioca nel ruolo suo. Che senti Gigi, in attesa di una chiamata continui a seguire anche i giovani oltre ai vari campionati professionistici o no? Seguo un po' tutto perché mi piace, perché ho passione. Ti manca un po' il campo, come tutti quelli che sono fermi, no? Assolutamente. Però fa parte della carriera. No, speriamo di trovare qualcosa di interessante che ti possa permettere di lavorare bene. In bocca al lupo. Crepi, grazie. Dottor Literia, vuol chiudere con un pensiero tornando al Carpe Diem? Perché sì, io un pensiero ce l'ho. No, ma è molto più concreto. A me ciò che colpisce è che cerchiamo di trovare il pelo nell'uovo a questo Pescara, ma in realtà possiamo essere più che contenti per il percorso fatto fino a qui. Quindi il piacere e la bellezza sono nel presente, d'accordo. Comunque. Per ora sì, perché no? Che massimo eccezionale. Il piacere e la bellezza sono nel presente. Grazie a Luigi Alvore Mascia, ci risentiremo a fine campionato, la vostra trasmissione sempre seguitissima, quindi salutami il collega Vasile e Walter Nerone. Grazie a Francesco, grazie a Totò. Grazie. E ricordiamo l'appuntamento, Andrea, di lunedì prossimo con diretta Stadio Replay, un mix di trasmissioni da Verona. Assolutamente sì. Il lunedì sera ci saremo perché gioca il Pescara, lo sapete, ore 21, noi come sempre inizieremo la nostra trasmissione a partire dalle ore 20:30, dunque prepartita, poi il racconto della gara e poi le interviste dal giornalista dello stadio Bentegodi, quindi lunedì prossimo ore 20:30 su TV6, in diretta stadio che prenderà il posto per l'occasione appunto di Replay. Quanto manca a Salerno ancora? A Salerno siamo al 69esimo, sempre Salernitana 0, Brescia 3, ma Brescia in totale controllo della partita. Nel girone A di Serie C, Cuneo in vantaggio a Vercelli 1-0 e siamo all'86esimo. È tutto. Grazie Andrea, grazie Maurizio Daguin in regia, grazie per averci scelto.